misurare la buona fede degli avversari, non nemici, degli avversari politici, e vedere se con una riforma ragionata che andasse incontro alle obiezioni che tu mi dici sono state fatte, si riuscisse a fare una riforma condivisa e che magari potesse ambire ad avere i due terzi. Speranza vana, ragazzi, speranza vana. Io ve lo devo dire agli amici che sono al governo: neanche se avessimo riscritto la Costituzione tanto cara al PQS sovietico, i sovietici, che mazzo che ce ne siano ancora in Italia, ci avrebbero dato ragione. Non ci faranno ragione. Nessuna riforma passerà mai con l'uomo della gran parte della Repubblica. Allora, tanto male, parla bene. Io credo che questa possa essere fatta bene. Anche con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio mi trovo bene, ha ragione Violante. Bisogna accoppiarti le preferenze per i parlamentari. Però do ragione a Violante, ma scusate, do ragione a me stesso. Basta andare a vedere l'ultima legge elettorale. Io ero l'unico rappresentante di Fratelli d'Italia nella commissione che ci lavorava, non lo ricordo. E vorrei che voi andate a vedere chi è l'unico che ha sottoscritto, l'unico. Forse c'era qualcuno della sinistra estrema che l'ha fatto, può darsi, timidamente, ma l'unico che ha presentato un emendamento per le preferenze nella legge elettorale è il rappresentante di Fratelli d'Italia. Hanno votato tutti contro, tutti! È un po' di dignità questo, raccontare le preferenze. Ben vengano le preferenze, non sono la panacea, non sono la panacea di tutti i mali, perché vedo soprattutto nelle... La cosa incredibile è che le preferenze le conserviamo per le elezioni amministrative, dove basta un gruppo regionale o un gruppo di... come si chiamano adesso quelli che fanno le pratiche o vengono automobiliate? Come si chiama? CAF! Adesso sono diventati più importanti i CAF, perché un CAF può eleggere un consigliere comunale e magari un assessore. Con loro lì le preferenze diventa un fatto distorto, ma è distorto quando è piccolo il corpo elettorale. Più allarghi il corpo elettorale, tipo elezioni europee, più la distorsione degli elementi negativi nella scelta di inserire le preferenze diminuisce. Ecco perché noi riteniamo che il modo giusto di eleggere deputati e senatori in collegi non eccessivamente piccoli sia quello di consentire ai cittadini di scegliere il Presidente del Consiglio, di scegliere il partito e di scegliere i propri